Musica, archeologia, arte, sport, spettacoli ed escursioni. Tante le iniziative promosse per i castelli in festa, manifestazione legata al cartellone di eventi dell'Abruzzo Open Day Winter, progetto nato per lanciare e valorizzare turismo consapevole, fatto di visitatori attenti alle manifestazioni, alla storia ed alle tradizioni. È un modo per far conoscere, far esplorare, far apprezzare, far emozionare il turista in questa parte di Abruzzo che è considerata tra le più belle di tutto l'Abruzzo. E noi siamo molto felici che la regione ha sposato una grande promozione che è quella appunto Open Day, non sarà il solito inverno, proprio per far conoscere a un pubblico molto più grande che va oltre i confini della regione, quindi da Roma, da Milano, da Rimini, dalle Marche, dalle regioni di limitrofe, nonché anche dagli stranieri che sono grandi appassionati dei nostri tesori artistici, dei nostri tesori storici. Ci aspettiamo numerose presenze e anche grande partecipazione. Dal 29 ottobre al 1 novembre eventi per tutti i gusti, ma particolare rilievo assume la pista teatrale che avrà luogo all'interno di Palazzo Ardinghelli, edificio settecentesco restaurato con il contributo della Federazione Russa e che è destinato ad ospitare la sede abruzzese del Museo Maxi di Arte Contemporanea. Ci sembrava bello partecipare a questa iniziativa, è significativo far vedere il palazzo vuoto, prima quindi della sua definitiva destinazione d'uso, quindi prima diventi un vero e proprio museo, e era importante per noi partecipare a questa iniziativa che appunto crea una forte sinergia non solo con l'amministrazione comunale che la patrocina, ma con gli operatori del territorio, le associazioni culturali, e quindi ci piace che questa iniziativa serva a dare anima alle splendide pietre settecentesche di Palazzo Ardinghelli.